Ciao YouTube! Siamo Giada e Lorenzo e insieme siamo i Lazzaroni on Tour. Sul nostro canale troverete esperienze pazze in giro per il mondo, alloggi da perdere la testa, idee originali per i vostri weekend e on the road e tantissimi consigli di viaggio. Questo è il nostro primo video su YouTube, ma siamo già attivi su Instagram e TikTok e vi lasciamo i link qui sotto in descrizione. Se volete supportarci nel nostro progetto, iscrivetevi al canale, è gratis, però ma per noi vale tantissimo. Ma intanto partiamo con questo video in cui non vedrete un vero e proprio viaggio, ma ci presenteremo con un'intervista doppia in stile Le Iene. Partiamo! Vai con le domande. Nome? Giada. Lorenzo. Anni? 29. 32. Da quanto convivete? 2 anni e mezzo. 3 anni e 3 mesi. Quando è il vostro anniversario? Il 13 settembre. 13 settembre. Serie TV preferita? Prison Break e Gossip Girl. Io direi Lost, anche se sappiamo tutti che c'è un enorme se. Lorenzo, 3 aggettivi per descrivere Giada. Allora, testarda, esplosiva, ma anche intraprendente. Giada, 3 aggettivi per descrivere Lorenzo. Paziente, affettuoso e tenace. Giada, se Lorenzo fosse un animale, che animale sarebbe? Un orso, non so perché, ma boh, un orso. Lorenzo, se Giada fosse un animale, che animale sarebbe? Ma penso proprio un bradipo, perché dorme sempre e poi è sempre appiccicata. Cibo preferito? Il tonno in scatola. Le lasagne della mamma. Dimmi un tuo guilty pleasure. Ce l'ho. Stare sul divano con la copertina anche ad agosto. Allora, fare il bagno nudo e andare a spiaggia nudisti. Lorenzo, dimmi un difetto di Giada. A volte è veramente pesante. Giada, dimmi un difetto di Lorenzo. È svogliato e spesso mi sgrida per niente. Viaggio più bello che avete fatto? Direi al momento la Giordania, ma anche Dubai non scherza. Ma penso il viaggio on the road che abbiamo fatto in Giordania. Cosa più imbarazzante che vi è successa in viaggio? Vado? Ho cagato sotto la finestra di un tizio in Germania. Perdonami. Io mi sono strappato i pantaloni proprio qui sul cavallo, praticamente sono andato in giro per una città con le braghe strappate e le mutande fuori. Qual è stato l'alloggio più insolito? Direi uno chalet di ghiaccio a Livigno. Ragazzi, veramente una bomba. Allora, una casa sull'albero, ma di lusso, ma veramente di lusso, sul lago di Garda. Dimmi una tua unpopular opinion. Prima di tutto, ma che è la unpopular opinion? Comunque, a parte gli scherzi, non mi piace Fabrizio De André e mi fa schifo la carbonara. Non mi piacciono i Metallica. Qual è la cosa che ti infastidisce di più? La gente presuntuosa e la gente... Ah, i copioni e la gente che puzza sul tram. Allora, i saputelli e soprattutto i maleducati. Secondo voi, qual è il numero giusto di mutande per un viaggio di 3 giorni? Ma direi che 12 è un buon compromesso, perché non si sa mai nella vita, io ve lo dico. Allora, io direi un paio al giorno più un paio di scorta, che non si sa mai. Chi è più probabile che perda un volo? Assolutamente Lorenzo, perché è un ritardatario cronico. Ma penso proprio io, perché odio arrivare in aeroporto con ore d'anticipo, mi piace arrivare all'ultimo secondo, imbarcarmi e andare. Cosa porteresti su un'isola deserta? Probabilmente il telefono, per farmi selfie, non lo nego. Io penso proprio alla crema solare, protezione 50+, perché odio il sole, e la chitarra per suonare.
Preferiresti un alloggio 5 stelle e del cibo di merda o cibo 5 stelle e un alloggio di merda? Assolutamente l'alloggio 5 stelle. L'Infinity Pool, raga, è troppo, cioè non si può mica rinunciare a robe del genere. Io direi cibo 5 stelle ma alloggio di merda, preferisco mangiare bene. Matrimonio Las Vegas, sì o no? Quando si parte? Assolutamente sì, e soprattutto il prete deve essere vestito da Elvis. Luogo che non visiteresti mai? Ma direi che non c'è un posto che non visiterei. Ma al momento, a parte qualche zona di guerra, ma andrei ovunque. Luogo che non vedete l'ora di visitare? Io sicuramente le Hawaii, perché sono piene di natura e raga ci sono troppe esperienze fighe da fare. Io invece non vedo l'ora di andare a fare un on the road in Tennessee, non so perché. Mi fate un saluto alla community dei Lazzaroni on Tour? Ciao Lazzaroni! Ragazzi, speriamo l'intervista doppia vi sia piaciuta e che vi abbia strappato almeno un sorriso. Da ora in poi, tutti i lunedì alle 20, troverete sul canale dei Lazzaroni on Tour un nuovo video con un nuovo racconto di viaggio. Se non volete perdervi i prossimi contenuti, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Scriveteci nei commenti quali mete volete vedere nei prossimi video. Alla prossima! Prossima. Oh, yeah.